Ciao, ben ritrovati con le nostre creazioni. Oggi faremo una decorazione di Natale talmente semplice che possiamo usare anche tutto ciò che troviamo in casa, come in questo caso due contenitori che sono uno della ricotta, le confezioni quelle piccole, e un bicchierino di plastica per il caffè. Dei nastrini colorati, in questo caso rossi, poi della vernice spray e delle piccole palline di Natale. Potete acquistarle in una confezione grande. Acquistandole in una confezione grande, potete poi riutilizzarla magari anche per altre decorazioni. Come vedete, noi abbiamo usato la vernice spray, però bisogna colorarle anche in altri modi, per esempio con dei colori a tempera oppure usando della colla e dei brillantini. Usate un foglio di carta di giornale per proteggere il piano appunto dove state lavorando. Noi abbiamo usato la vernice spray rossa e poi quella dorata per la campanellina più piccola. Ma ve l'ho detto che facciamo delle campanelline? Non lo so se l'ho detta all'inizio. Adesso mettiamo l'aggancio per mettere la pallina rossa. Adesso Rick sta mettendo il filo di rame modellabile al quale andremo ad attaccare la campanellina. Questi sono tutti i materiali di minuteria per bigiotteria che potete trovare nelle bancarelle oppure potete trovarli nelle mercerie o anche nei negozi dei cinesi. Dopo questo step vi lascio la foto per farvi vedere appunto di che cosa si tratta. Come avete visto, potete trovare due tipi di questo filo di rame, quello già pronto con gli occhielli e quello più fine, appunto, che poi potete modellare e lavorare voi. Quello con l'occhiello lo stiamo utilizzando noi e come vedete Rick adesso attacca il cordoncino. Potete prendere un cordoncino tutto rosso, noi abbiamo deciso questo bianco e rosso, così per alternare un po' i colori. Mi dimenticavo di dirvi che se come noi scegliete di pitturare con la vernice spray, attendete circa mezz'ora prima di riprendere il lavoro, quindi mezz'ora per l'asciugatura. Ora siamo pronti per andare a decorare la nostra casa oppure il nostro albero di Natale. Io ho scelto di attaccarli alla porta, praticamente a una delle porte principali, quella che collega il salone con la cucina. E quindi da qui prendono anche molta luce, come potete vedere. Ecco, vi faccio vedere la parte al buio e la parte con la luce. Sono molto carine da vedere, un lavoro semplice, un lavoretto semplice che potete fare benissimo anche con i vostri bambini. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così non dimenticate di lasciarmi un like e se non siete ancora iscritti, allora vi invito a farlo, a sfogliare tutte le nostre playlist. Anzi, a proposito, c'è anche la playlist delle creazioni di Natale. Date uno sguardo anche perché l'ho messa in evidenza nella pagina principale, nella dashboard appunto del nostro canale. Un kiss e alla prossima!